Perché questo è il problema, no? Molte persone vivono la frustrazione del fatto che gli sembra che il narcisista stia meglio di loro perché magari le lascia, non le prende in considerazione e quindi sembra magari si fa vedere felice con altre situazioni. Questo dimostra che cosa? Dimostra che voi intanto siete persone, come dire, insicure di voi stesse, perché a livello, diciamo, generale, strutturale, noi non possiamo neanche misurare la felicità delle altre persone, no? Noi non abbiamo questa possibilità, perché la felicità è un fatto fondamentalmente interiore, un fatto interno. Quello che appare all'esterno, beh, non è, diciamo, non ha molto senso, no? Anche c'era una canzone una volta dei vostri tempi, no? Che si chiamava Ridi Pagliaccio, no? Dove c'era questo pagliaccio che doveva far ridere, che però adesso non mi ricordo, era stato lasciato, forse ha avuto un lutto, adesso non ricordo esattamente, una vecchia canzone. E quindi Ridi Pagliaccio, perché spesso il narcisista ride come un pagliaccio, ma il fatto che voi pensiate e vi struggete del fatto che il narcisista è felice, è solo dovuto al fatto che siete persone insicure. Perché una persona sicura di sé se ne fotte, se una non ci paragonia, non misura il livello della felicità di un'altra persona, non è interessato. Cioè è interessato eventualmente alla propria felicità. Saluto anche Angela Catalano. Quindi, prendere atto del fatto che te ne devi assolutamente fottere, ma questo non soltanto dei narcisisti, di qualunque altra persona. Perché se tu fai una comparazione, normalmente farai una comparazione fallimentare, e la comparazione fallimentare è proprio uno degli imprinting. Fallimentare è uno degli imprinting che hanno molte persone, no? Che diciamo si considerano fallimentari, diciamo, rispetto agli altri, si considerano fallimentari rispetto alle altre persone. Questo considerarsi fallimentari, come possiamo dire, li fa sentire sempre più insicuri, no? E tra l'altro potremmo anche definirla la sindrome del Calimero nero, perché voi avete un po' la sindrome del Calimero nero, no? Soprattutto quando interagite con un narcisista, tendete ad avere proprio la sindrome del Calimero nero. Che cos'è questa sindrome del Calimero nero? È proprio, come possiamo dire, un fatto fondamentale, no? È proprio un qualcosa che vi considerate, come possiamo dire, vi considerate sfortunate, vi considerate, diciamo, un Calimero nero, no? Persone che sono, diciamo, abbattute, no? Persone che sono sfortunate, persone che sono sfigate, persone che si considerano, diciamo, come possiamo dire, messe male fondamentalmente. Dobbiamo prendere in considerazione questa cosa, no? È un fatto molto importante, è un fatto fondamentale. Quindi dovete cercare in qualche modo di smetterla di pensare, dovete in qualche modo smetterla di pensare di essere sfortunati, dovete in qualche modo smetterla di pensare di essere persone che valgono meno degli altri, pensare di essere persone che hanno, come possiamo dire, che hanno meno forza degli altri. Dobbiamo, non dico sopravvalutarci, ma valutarci nel modo corretto. Dobbiamo, diciamo, pensare di essere importanti, dobbiamo pensare di essere persone
che hanno un alto valore, dobbiamo pensare di essere persone che, come possiamo dire, importanti. Ecco, perché noi dobbiamo essere le persone più importanti del mondo da questo punto di vista. Questo deve essere un qualcosa che dobbiamo mettere dentro la nostra testa, altrimenti entriamo in un meccanismo narcisistico, è come un po' l'inferno silenzioso dell'invidia del narcisista, no? E il narcisista vuole apparire sopra di te e se tu lo consideri felice, non fai altro che tirare acqua al mulino del narcisista, perché vai a alimentare la tua silenziosa invidia nei confronti del narcisista. Il narcisista vuole solo questo, perché il narcisista si alimenta dell'invidia degli altri. Il narcisista gode quando gli altri lo invidiano. Salutiamo anche Davide. Il narcisista è come dire: per il narcisista è il Festival di Sanremo essere invidiato. È il Festival di Sanremo! E voi andate ad alimentare il Festival di Sanremo. Salutiamo Roxy Rosa. Andate ad alimentare il Festival di Sanremo. Perché siete insicuri, siete insicure. È ovvio che le relazioni, diciamo, con questa tipologia di individui manipolativi hanno un impatto distruttivo sulla salute mentale e sul benessere, ovviamente, delle persone coinvolte. E ovviamente uno degli aspetti più dolorosi, diciamo, di questo tipo di relazione è la sensazione di essere messi in ombra dal narcisista, no? Il narcisista sembra prosperare. E tu ti trovi a soffrire e inizi a invidiarlo. Lui è felice, mi ha lasciato e adesso lui è felice. Mi fa ghosting perché c'è qualcosa di meglio e lui è felice. Io ho perso 5 anni e lui o lei è felice. A me è capitato questo e lui è felice. Ecco, quindi con un mantra, come un mantra, ti ripeti questo, no? Intanto la prima cosa di cui prendere atto è che e questo non è né per il narcisista né per nessun altro, tu non puoi sapere se una persona è felice o meno. È una sensazione propriocettiva la felicità. Magari, come dire, non potete sapere, ad esempio, prendete ad esempio un martire che va al rogo. Potrebbe essere estremamente felice andare al rogo cantando. Pensate a, diciamo, Giordano Bruno, no, e quindi non si può giudicare la felicità, invece voi lo fate, voi proprio per autofustigarvi, diciamo, per considerarvi delle merdacce, perché volete considerarvi delle merdacce fondamentalmente, e questo è veramente uno degli aspetti più dolorosi, perché il pensare che, diciamo, di essere messi in ombra dal narcisista che sembra felice mentre tu soffri, innesca tutta una serie di emozioni negative dentro di te, innesca l'invidia, amplifica l'insicurezza, amplifica la disistima e ti amplifica, come possiamo dire, il senso di inferiorità. Ma più che amplificare il senso di inferiorità, come dice Fantozzi, come disse lo psicologo di Fantozzi, voi siete inferiori se considerate il narcisista superiore. Se voi considerate il narcisista superiore a voi, se considerate il narcisista felice, è semplicemente per il fatto che vi considerate inferiori, vi considerate inferiori. Purtroppo le cose stanno in questi termini, purtroppo le cose stanno in questi termini. E quindi è importante, diciamo, è importante tenere presente questi fatti. Tra l'altro, i narcisisti ovviamente cercano sempre di proiettare un'immagine di successo e di superiorità sugli altri. E viene fatto attraverso la manipolazione, attraverso la creazione di una falsa narrazione delle loro realizzazioni, no? Perché se tu abbocchi come un pesce, diciamo, appena pescato dal palamito, se tu abbocchi come un pesce appena pescato dal palamito alla narrazione del narcisista, che diciamo
alla falsa narrazione del narcisista, delle sue realizzazioni, della sua felicità, ti confronterai con questa immagine falsa, con questa immagine ideale e sei una boccalona, diciamo, o sei un boccalone, perché questa immagine apparentemente impeccabile, che ti fa sentire inadeguata, insicura, che alimenta la tua invidia, e l'invidia è un veleno mentale che se il narcisista riesce a infilarti dentro nella vita, ti farà sentire sempre più sfigata, ti farà sentire sempre più sfortunata, ti farà sentire sempre messa peggio, no? E questo è il narcisista, quindi, come dire, facendoti sentire come un pesce appena pescato dal palamito, tu ti renderai conto, di allegarti ancora di più al narcisista, ti legherai ancora di più. Perché se pensi che il narcisista sia felice, nascerà dentro di te un senso di revenge, di rivendicazione. Infatti, molte poveracce o poveracci dicono: io voglio riconquistarlo per poi lasciarlo, io voglio riconquistarlo per poi lasciarlo. Questa è una delle più clamorose palle che le persone raccontano a se stessi. Perché non è assolutamente vero che tu vuoi riconquistarlo per lasciarlo, vuoi riconquistarlo perché sei coinvolta, vuoi riconquistarlo perché vuoi riconquistarlo perché sei ancora coinvolta, perché speri di poter avere una relazione con lui e ti dai questa motivazione, voglio riconquistarlo per lasciarlo, ti dai questa motivazione per non sputarti in faccia, perché questa motivazione è quella che ti consente, consente alla parte logica di evitarti di sputarti in faccia quando ti guardi nello specchio, no? Perché altrimenti tu ti sputeresti in faccia nello specchio, perché noi non possiamo sputarci in faccia. È come il viaggio della speranza quello, no? Intanto ricordo a tutti che se volete fare domande potete fare una donazione o abbonarvi al canale. Se volete, diciamo, dare un sostegno al canale, potete cliccare sul tastino col dollarino e dare un sostegno al canale, fare una piccola donazione, oppure chi vuole usufruire dei vantaggi degli abbonamenti può abbonarsi andando nella home page e cliccando sul tastino abbonati, che si trova vicino al tastino iscriviti, e se non lo vedi con l'app del cellulare, vai col computer. Ricordi inoltre che oggi alle 18:45 sull'altro mio canale, Massimo Teramasco, ci sarà il seminario che faccio, dove parleremo proprio di imprinting, come gestire l'imprinting, come gestire queste cose. Quindi chi vorrà partecipare al mio seminario è ancora in tempo, basta che va sul canale Massimo Teramasco e sigla l'abbonamento base. L'abbonamento base che alla fine costa pochissimo perché con un euro a seminario, cioè con 8,90 euro mi sembra, vi fate 8-9 seminari, quindi più o meno al costo di 1 euro l'uno. Che credo che neanche, diciamo, come dire, il barbone sotto casa vostra potrà farvi seminari su come mendicare a 1 euro l'uno. E quindi invece, se vi abbonate, avrete questa possibilità. E, beh, detto questo, finita la pausa pubblicità, piccolo spazio pubblicità, diceva Vasco Rossi, piccolo spazio pubblicità. Comunque, il seminario sul canale Massimo Taramasco. Allora, quindi dobbiamo prendere in esame questo, no? La falsa immagine di successo del narcisista, questa falsa narrazione, no? Perché le persone che sono coinvolte nella relazione con il narcisista vogliono in realtà riconquistare il narcisista perché sperano di avere questa fantastica persona, di riuscire a conquistare questa fantastica persona. Loro che sono delle merdacce, voi che siete delle merdacce e che vi trovate, diciamo, a conferire con questa immagine ideale fantastica, impeccabile, vi sentite delle merdacce, vi sentite inadeguati, l'invidia vi corrode l'anima, no? E tra l'altro non soltanto l'invidia vi corrode l'anima. Oh, salutiamo anche la nostra Green Apple, grande Green. Tra l'altro, non soltanto, care merdacce, l'invidia vi, diciamo, vi, come possiamo dire, corrode l'anima, ma l'invidia vi corrode anche l'autostima, perché
Per cui più vi relazionate con il narcisista, più la vostra autostima diventerà bassa. E voi siete dei boccaloni, come dei pesci appena pescati col palamito, come dei pesci appena pescati col palamito, credete a questa narrazione del narcisista, della sua felicità, e quindi un altro fattore, d'altra parte, che vi tiene legati a questa situazione è proprio la dipendenza emotiva, no? Vi aggrappate alle briciole d'amore, vi aggrappate all'approvazione che ogni tanto viene concessa e ogni tanto no. Questo amplificherà la vostra paura dell'abbandono, come dire, una convinzione che non troverai di meglio, perché il narcisista si presenta come felice, alto, bello, biondo, capelli lunghi, non lo so. E quindi inizierai, diciamo, questa invidia è anche alimentata, diciamo, dal fatto che il narcisista ti mette in competizione con altre persone, no? Per cui tu pensi che il narcisista potrà scegliere un'altra persona al tuo posto, il narcisista potrà trovare una persona migliore di te al tuo posto. E invece tutto questo è falso. Tu devi iniziare a concentrare le tue energie su te stessa o su te stesso e pensare che non devi stare a pensare se il narcisista è felice, se il narcisista è infelice. Non devi stare a pensare a che cazzo è il narcisista, tu devi pensare soltanto al fatto che è una persona che non è adatta per te, perché ti svaluterà, ti vorrà controllare, ti vorrà far vivere le paure, non ti amerà e quindi che sia felice o che non sia felice deve necessariamente andarsene per la sua strada, deve necessariamente fare la sua strada e tu te ne devi assolutamente fottere della strada che fa, perché la vera arma, diciamo, la vera forza che tu puoi avere per colpire, per affondare, per distruggere il narcisista, salutiamo anche Pink, è assolutamente l'indifferenza. Soltanto attraverso l'indifferenza tu potrai veramente avere, diciamo, una revanche, una vittoria sul narcisista. Questa è l'unica cosa, perché altrimenti sarai corrosa dall'invidia, inizierai a, diciamo, a degradarti. Insomma, da merdaccia quale sei, potrai diventare anche ancora più insicura, ancora più insicura. Non sviluppare un senso di inferiorità, diventare inferiore. Poi tieni presente che sicuramente il narcisista è l'artista della manipolazione, no? Come ci sono i narcisisti, diciamo, come ci sono, come dire, i pick-up artist, quelli che, come dire, rimorchiano, i narcisisti rimorchiano, come dire, o le narcisiste rimorchiano persone insicure. I narcisisti sono maestri nell'arte della trasformazione della realtà. Quello che sembra magari un successo smagliante è soltanto una maschera che indossano anche loro per nascondersi, per nascondere le loro insicurezze, per nascondere la loro mancanza di empatia. Non è il Festival di Sanremo la vita del narcisista, cara Malgasciona! Non vivono il Festival di Sanremo, vivono semmai il Festival alternativo, il Festival di San Scemo, non il Festival di Sanremo, il Festival di San Scemo. Questo è quello che sta vivendo il narcisista. Non lasciare che ti ingannino e cerca di vedere, cerca di andare oltre le apparenze. Pensa che nonostante tutto, il tuo valore come individuo non deve assolutamente essere determinato dal confronto col narcisista, ma neanche dal confronto con nessun altro, soprattutto se ti fai delle comparazioni fallimentari. Ognuno di noi, e anche di voi, anche se sembra strano, anche se vi sembrerà strano, impossibile,
Ognuno di voi ha un valore intrinseco che non può essere misurato dalle apparenze esterne. Cioè, la felicità è uno stato d'animo interiore. Concentrati su ciò che ti rende speciale, sui tuoi progressi personali, sulle tue realizzazioni, indipendentemente da quello che il narcisista cerca di mostrarti. Tra l'altro, tieni presente che anche se magari i narcisisti, perché qualche narcisista potrebbe anche avere successo, un narcisista potrebbe anche avere successo nella vita, nel lavoro, nel denaro, potrebbe anche avere successo. Intanto questo non determina la loro felicità, però questo successo spesso si basa su dinamiche tossiche, si basa su manipolazioni, si basa talvolta sullo sfruttamento degli altri, quindi con pesi anche karmici molto alti. Quindi il costo emotivo, il costo relazionale che il narcisista paga potrebbe essere non visibile dall'esterno, ma sicuramente ti garantisco che ha un costo karmico, un costo relazionale, un pesante. Quindi non valutare, diciamo, intanto non devi valutare nessuno, ma soprattutto non valutare sulla base dell'apparenza. La cosa fondamentale è che devi focalizzarti su te stessa, su te stesso, sul tuo percorso di crescita personale, che è la cosa più importante, sul rafforzare la tua autostima, sul coltivare le tue passioni, sul perseguire le tue mete, che ti aiuterà a rafforzare la tua, come dire, resistenza alle tante influenze negative del narcisista. Quindi sono tutte cose importanti che devi fare. Questo è un po' la base, diciamo, del tutto. Salutiamo anche Victoria e salutiamo anche Sara e salutiamo anche, non lo so chi, qualcun altro, De Vecchi, salutiamo, forse l'ho già salutato, De Vecchi. Ricordo a tutti che chi volesse fare una piccola donazione al canale può farla cliccando sul tastino col dollarino. Chi volesse abbonarsi può andare nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti, piccolo spazio pubblicità. Chi volesse invece partecipare al mio seminario, salutiamo anche Victoria, chi volesse partecipare al mio seminario questa sera sul canale Massimo Taramasco, basta che va appunto sul canale Massimo Taramasco e fa l'abbonamento base, tra l'altro, che vi consiglio perché più o meno spendete un euro neanche a seminario, perché ne faccio 8-9 al mese, quindi avrete grandi possibilità, quindi abbonatevi al seminario. Quindi questo è un punto molto importante. Poi tieni presente che devi fottertene della felicità degli altri, perché l'unica felicità che conta è la tua. Cioè, come dire, non è che tu sei più felice se gli altri sono infelici, perché oppure non è che tu sei più felice se gli altri sono felici. Quindi la tua felicità deve essere, il tuo benessere personale deve essere prioritario rispetto a quello di qualunque altro. Anche perché tu non puoi rendere felice nessuno e nessuno di fatto può rendere felice te. Perché la felicità è proprio un qualcosa di proprio oggettivo, qualcosa che si sviluppa al nostro interno. Quindi cerca di allontanarti definitivamente, diciamo così, dalla tossicità del narcisista, crea uno spazio positivo nella tua vita, cerca di crescere, di prosperare, di avere successo, fortuna, successo. Riconosci quindi questo tuo ciclo di invidia, perché di invidia si tratta, riconosci questo ciclo di dipendenza emotiva e spezza le catene, rompi il legame con il narcisista. Quindi questo è quello che devi fare, non stare lì a invidiare, stare lì a fare. Salutiamo anche Monica, e questa è l'unica cosa, è l'unica cosa che devi imparare, non ci sono altre possibilità fondamentalmente. Se hai perso del tempo, chi pensa di aver perso del tempo, beh, deve non perderne altro, no? Perché se pensate, c'era alla recherche du temps perdu, no? Alla ricerca del tempo perduto,
È inutile che andate alla ricerca del tempo perduto, perché il tempo è perduto, passato, passato male, passato come avete passato, è passato e non ci potete più fare niente. Quindi le cose su cui non ci potete più fare niente, non potete farvene, non potete avere nessuna chance e nessuna possibilità. Sei vicina a Badalucco? Sinceramente non so neanche cos'è o dov'è Badalucco, mai sentito nominare, quindi se ci sono vicino, ci sono vicino inconsapevolmente, perché non so neanche dov'è. Comunque, questo è un punto fondamentale. È in Liguria? Badalucco è in Liguria? Boh, può essere, non lo so, mai sentito. Ma in Liguria ci sono tanti paesini che però non conosco. Bene, comunque, detto questo, mi raccomando, non fatevi infinocchiare.